celebrare l'anniversario della nascita della Corte dei Conti, la prima magistratura dell'Italia Unita, per citare Quintino Sella, istituita con la legge 800 del 14 agosto 1862. La Corte si insediò ufficialmente qui a Torino il 1 ottobre 1862. Spero che questa serata possa veramente lasciare un ricordo importante. Desidero innanzitutto salutare tutti gli gentili ospiti e inizio senz'altro dal nostro sindaco che ci ospita e ed ospita in questa splendida città dove noi siamo nati nel 1862. È bello essere oggi qui insieme perché il rapporto di collaborazione istituzionale tra la Corte dei Conti e la Guardia di Finanza è un rapporto importantissimo, esiziale per entrambe le istituzioni, perché sul versante della Guardia di Finanza, la Guardia di Finanza ha vissuto nel corso della sua storia un'evoluzione che l'ha vista diventare da polizia doganale, qual era le origini, prima in polizia tributaria, quindi una polizia versata soprattutto sul versante delle entrate del bilancio dello Stato, sul versante della fiscalità, per poi evolversi ulteriormente in polizia economico-finanziaria, quindi non più soltanto versata sul versante fiscale, ma anche sul versante della spesa pubblica, che è il settore presidiato ovviamente in modo importante dalla Corte dei Conti. Spesso si percepisce la Corte dei Conti, lo dico anche per esperienza, come un soggetto che, come dire, attua un controllo anche severo, che è giusto e che effettivamente fa quotidianamente. Però è altrettanto vero che proprio nell'ottica della comunità la Corte dei Conti è anche un soggetto con cui le comunità locali, i sindaci dei comuni più piccoli, i sindaci dei comuni più grandi dialogano nell'ottica di costruire oggettivamente dei percorsi di risanamento, dei percorsi di investimento, dei percorsi che permettano alle comunità di avere un orizzonte di medio-lungo periodo. In questo la Corte dei Conti è molto brava a sollecitarci, ci tengo a dire, ma anche ad accompagnarci. Quindi questo è un po' il tema del rapporto. Anni fa nasceva la Corte dei Conti, lei ci ha fatto fare un viaggio in musica dal 1862 a oggi, così. Come è nostro costume, cerchiamo sempre di cucire addosso all'evento il programma dei concerti che noi facciamo abitualmente. In questo caso eravamo particolarmente impegnati a trascorrere del tempo che racconta la storia della nostra italianità nel mondo. Infatti siamo partiti da Rossini, Verdi e poi Morricone e poi Nino Rota, insomma tutti quei punti di vista chiave che hanno fatto la storia della musica italiana. La vostra banda musicale nasce nel 1926, concerti sul territorio nazionale, in giro per l'Europa. Io voglio anche ricordare, in occasione del Columbus Day del 2002, un grande concerto a Ground Zero, proprio per ricordare il terribile momento dello schianto degli aerei sulle Torri Gemelle. Sempre impegnati. Di questo siamo molto orgogliosi e fieri, perché prima di noi si era esibita soltanto la Boston Symphony Orchestra, per cui essere secondi ad una formazione orchestrale di questo tipo, beh, insomma, la dice lunga sulla particolarità artistica di livello della nostra banda musicale.
una serata importante per noi, per la Corte, quindi ci tenevamo ad essere all'altezza del ruolo e credo che ci siamo riusciti. Abbiamo dei professionisti che anche questa sera hanno dimostrato la loro bravura e la loro professionalità.